Buongiorno, mi può dire di quale associazione fate parte? Buongiorno, noi facciamo parte dell'associazione del gemellaggio di Chalan. E in concreto di cosa si tratta? Innanzitutto lei la signora? Io mi chiamo Rosanna Gallinaro, anch'io faccio parte di questa associazione Saronno Chalan, che abbiamo fatto il gemellaggio da un po' di anni, e tutti gli anni in questo periodo c'è sempre la manifestazione dell'associazione in piazza, e anche quest'anno ci ritroviamo per questa bellissima manifestazione. Perché questi costumi? Perché praticamente rievochiamo il 1910. Che anno è? Un anno particolare? Allora, un anno particolare, nel senso che i nostri gemelli di Chalan, anche loro al mese di luglio, non fanno questa rievocazione storica, e anche loro sono partiti con l'anno 1910. Essendo gemellati con loro, abbiamo pensato di fare questa manifestazione a Saronno concretamente con loro. E vi scambiate delle visite? Voi andate a Chalan e loro vengono qua? Noi andiamo a Chalan, ospiti a casa di questi amici, e quest'anno sono arrivati in 28 qui da noi, ospitati dalle nostre famiglie. Ci ritroviamo, li abbiamo portati a Milano l'altro giorno a fare il tour di Milano, ieri li abbiamo portati a Como, li abbiamo portati sul Battello, li abbiamo portati su a Brunate con la funicolare. Sono molto felici e contenti, e anche loro sono qui con i loro stand, con le loro cose da far vedere, i loro prodotti. Le posso fare una domanda personale? Perché lei ha aderito personalmente a questa associazione? Allora, a me piace perché ritorno indietro, non sono del 1900. Può vestirsi così. Mi piace, ecco, mi piace l'atmosfera, mi piace partecipare, mi piace divertirmi, mi piace socializzare con la gente, mi piace. Io vivo una giornata in armonia e in sintonia con tutto quello che succede oggi. E fa un salto nel passato. Faccio un salto nel passato e mi ricordo i nonni, i bisnonni e così via. E così il cuore palpita. E il cuore palpita ancora, ai vecchi tempi. Bene, allora buona giornata, divertitevi. Grazie mille. E al prossimo anno. Benissimo, vi aspettiamo. Grazie, arrivederci.